Ma chi è che vedo lì a Sanremo? Non è meraviglioso pubblico di RTL 102.5. Buongiorno amici di Password. Eccoci qui allora. Nicoletta, ciao. Ciao Nicoletta da studio e da Sanremo il nostro collega inviato speciale Amadeus. Ciao Ama, come va? Molto bene Nicoletta, qui tutto procede alla grande. Ovviamente tra non molto dovrebbe esserci la Ceci, la conduttrice del Festival di Sanremo. Le chiederemo le impressioni di questo festival, quali saranno le sorprese di questa sera e naturalmente come si appresta ad affrontare questa terza serata che è dedicata alla grande musica italiana. E alla grande conduttrice del Festival di Sanremo 2021 dovremo fare i complimenti, perché ha fatto un Sanremo che rispecchia i gusti della gente che compra la musica, di chi ascolta la musica. Ha fatto un Sanremo contemporaneo, che è il termine più bello da usare, e quindi a questa conduttrice che è un po', come dire, un po' di qui, un po' di là, perché si chiama anche Amadeus, noi gli facciamo i complimenti. Ama, ciao, grazie, benvenuto. Grazie. Naturalmente il posto è quello della Ceci, quindi buonasera. Io sono sempre qui, sono andata un attimo a prendere il caffè, torno e c'era Amadeus. Senti, io appena vedo una porta di RTL aperta entro. Entri, tanto sei di casa. Tanto la radio è roba tua. Che fai? Stai un paio di minuti, ce l'hai? Sì. E quindi cosa facciamo? Andiamo avanti a chiacchierare o mettiamo un pezzo? Quello che vuoi, tu sei la padrona di casa. Allora, mettiamo LP, ok? E poi torniamo. Mamma, come sei bello oggi, patato. Vai di LP. Mi sono rovinato con le mie mani. Sanremo 2021 è il Sanremo che noi seguiamo da sempre, da mille anni a questa parte. Un Sanremo speciale, questo in tutti i sensi. Speciale anche con le canzoni. Amadeus è collegato con noi dalla nostra postazione. Oh, ma è vero sì o no che la nostra postazione, adesso senza nulla togliere agli altri, però è la più bella, no? È proprio 60 centimetri dal teatro Ariston. Ma veramente, qui alla mia sinistra, se io potessi, come dire, aprire un varco, sono già nel foyer dell'Ariston. Sì. Quindi è il luogo più vicino al teatro Ariston, più vicino alla postazione di RTL che il mio camerino. Sì, è vero. Senti, io vorrei ribadire con te una cosa. Gli artisti che noi stiamo sentendo a Sanremo, mi fa piacere dire questa cosa, sono artisti che hanno già riempito i teatri, che hanno già riempito i club, che hanno già riempito i palazzetti. Lo diciamo questa cosa? Che hanno già venduto un sacco di dischi, eh? No, ma guarda, è stato detto questa mattina in conferenza stampa, ti ho sentito, proprio da un giornalista che ha detto: se uno pensa che siano sconosciuti, il termine sconosciuto non mi piace, perché io posso non conoscere qualcuno ed è legittimo che io non conosca, ma non è che perché non lo conosco io è sconosciuto, perché questi artisti, questi ragazzi, seppur giovani, hanno una popolarità incredibile presso un pubblico ovviamente soprattutto giovane, con milioni di visualizzazioni, con concerti alle spalle, con anni di attività, e che ovviamente non sono ancora conosciute al grande pubblico perché non è stata mai data loro l'opportunità di presentarsi al grande pubblico. Ma io dico, da ieri adesso questi cantanti piano piano avranno un loro percorso, e probabilmente, così come accadeva l'anno scorso ad altri cantanti come Diodato, io quando l'anno scorso ho chiamato Diodato in gara, mi ha detto, la prima cosa che mi ha detto è: ma vuoi che io venga a cantare da solo? Perché quelle volte che lo chiamavano in coppia con uno più famoso, perché lui era sconosciuto. Diodato ha vinto, adesso fa parte, come dire, dei volti conosciuti della musica italiana, e accadrà così anche con tanti altri che, ripeto, come hai detto giustamente tu, sono già popolarissimi. Assolutamente. E hanno già venduto molto. Senti, io ti voglio chiedere questo, non lo voglio raccontare anche al pubblico. Sì. Ci conosciamo da molti anni, perché siamo colleghi di radio da molti anni. Tu hai lavorato anche per tanto su RTL 102.5. Sì. E sì. I colleghi, i nostri colleghi, i registi, eccetera, hanno sempre detto: ma che brava persona che è Amadeus, no? Perché sei proprio un bravo ragazzo. E io ti guardo, guarda, mi colpisce moltissimo quando sei in conferenza stampa, no? Non perdi mai la calma, sei gentile, sei una persona accogliente, sei una persona morbida, non sei spigolosa, eppure Sanremo è un grandissimo impegno, e quest'anno in modo particolare. Allora, è proprio banale la mia domanda: qual è la tua forza? Perché non perdi mai, come dire, non hai mai un calo di eleganza, una spocchia, un piglio un po' così polemico? Qual è la tua forza, Ama? No, è una bella domanda, nel senso che io parto dal rispetto delle persone.
tutti noi facciamo questo lavoro. Io quando vado in conferenza stampa faccio il lavoro di colui che deve spiegare, raccontare, rispondere alle domande da in qualità di direttore artistico, e ci sono i giornalisti che fanno il loro lavoro. Io ho rispetto per i giornalisti, quindi accetto qualsiasi domanda e rispondo con fermezza, convinzione, perché poi quando ti occupi di un festival dall'inizio alla fine, io so ogni dettaglio di questo festival, so qualsiasi cosa, quindi sono in grado di assumermi la responsabilità su qualsiasi cosa, e quindi rispondo con fermezza ma con grande educazione anche a chi magari non la pensa come me, semplicemente perché c'è una libertà di pensiero che va rispettata. Senti un po' lo stress, no? Perché ma tu non sei né stressato né stanco, sei lì bello come un fiore, più bello anche degli altri anni, non hai le occhiaie eccetera, non so che fai per, come dire, per tenere lontano proprio lo stress, non somatizzi, non so, l'altro giorno Giovanna dice che dormi come un bambino, come fai? Come fai? Ma è la felicità di fare la cosa più bella al mondo, perché sto facendo e ho fatto l'anno scorso e quest'anno la cosa che ho sognato tutta la vita, quindi condurre il Festival di Sanremo, e devo essere grato al destino che mi ha permesso di fare questo, quindi sarebbe un delitto se io non mi godessi ogni istante di questo festival, che mi rimarrà ovviamente per sempre nel cuore, ecco perché non sono stressato, non mi posso stressare per avere l'opportunità di fare il mio lavoro. Sono felice di fare le riunioni, di sentire i discografici, la musica, i cantanti, di fare le interviste, di essere qui in questo momento, cioè è tutta una grandissima gioia, ecco perché io lo vivo bene. Poi ho la famiglia, ho mia moglie Giovanna vicino a me, mio figlio, il cane, io mi sono portato tutti, cioè il cane che la mattina mi viene a svegliare è come la canzone di Arisa, il primo che ti fa le feste è il cane, è il mio caso, la mattina il cane alle 6:30, 7:00 che non gliene frega niente, che io sono andato a letto alle 3:30 di notte, viene e mi viene a leccare e a svegliare, e io sono felice perché insomma è famiglia, insomma è allegria, è famiglia, è sentimento, è allegria, ed è quando uno gli piace il proprio lavoro, è quella roba, esatto. Qui non c'è niente da, esatto, fare, no? Sei d'accordo? Esatto. È questo il... Allora facciamo una cosa, suppongo che tu adesso debba andare, stasera una serata molto impegnativa, sì. Però vorrei che tu usassi la nostra radio, sai che è la radio più ascoltata d'Italia, per dire una cosa su questa sera che non hai ancora detto. Dai, spoiler su RTL una cosa, dai, e fammi sto regalo, ama. No, bene o male, ormai è stato detto tutto. Devo dire che quello che è importante questa sera è l'omaggio alla musica italiana, che non è un modo di dire, nel senso che poi Sanremo da 71 anni è la musica italiana nel mondo. Da Sanremo sono partite delle canzoni bellissime, ma non solo da Sanremo, è la musica italiana che veramente ha un valore altissimo. Allora questa sera il fatto che tutti i cantanti in gara decidono di presentare anche in coppia con duetti interessanti alcune delle canzoni storiche del panorama musicale italiano, non per forza legate a Sanremo, credo che sia un omaggio che fa la musica italiana al pubblico a casa, che dobbiamo accogliere e conservare con gelosamente, perché la musica italiana veramente è bella. Vabbè dai, non mi hai spoilerato niente. E nell'entusiasmo comunque mi sono anche strappato le cuffie. Sì, ho visto. Va bene, allora ti lascio andare. Fagli togliere un po' la giacca Ibra, dai, per noi signore che siamo a casa. Adesso lo convinco. Perché stasera la scritta Ibra sulla giacca. Non lo so. Ibra è tutto... È imprevedibile. Tiragli giù la giacca, dico, dai. Almeno sabato e facci vedere sti addominali che siamo a casa con i mariti con la panza che non ne possiamo più. Allora, ti facciamo i nostri applausi dal pubblico di RTL 102.5. Passo a trovarvi però. Noi ti aspettiamo. Un bacio al nostro collega ed amico, a un bravo ragazzo, Amadeus. Ciao Ama. Ciao, viva RTL 102.5, ciao. E lo puoi dire forte, ciao, grazie.